troviamo presso gli showroom di Perego Arredamenti a Milano per un grandissimo evento. Domo Specialist in collaborazione con tutto il gruppo Orler, con Affordable Art Point e con Arte su Misura ha organizzato questa splendida mostra di arte contemporanea. E devo dire che accanto a maestri internazionali che noi tutti conosciamo, in primis Andy Warhol, ci sono anche artisti emergenti ma veramente bravi, accuratamente selezionati dalle scuderie di arte accessibile Orler. Tra questi, Véronique Massenet, che vi ho avuto il piacere di intervistare tantissime volte, con delle splendide sculture. Allora, Véronique, andiamo a raccontare questa scultura. Allora, ogni scultura è un po' una visione di vita, cioè è un blocco che si divide con l'idea di cambiare, c'è una trasformazione sempre. Quel tronco lì era alto come il primo elemento, il secondo elemento sono nati assieme, si sono divisi con già un accordo, infatti il ritmo le lega già, e questo ritmo stesso che permette questa ascensione dell'uno che porta poi l'altro. Abbiamo una storia di amore. Di abbracci, esatto. Di abbracci. E ok, Véronique, sono state selezionate varie tue sculture, abbiamo visto la prima, sì. E adesso ci incamminiamo verso la seconda scultura. Ecco Véronique, andiamo a vedere la seconda scultura selezionata appunto per questa mostra di arte contemporanea. Prego. Allora, là si tratta sempre di una relazione tra elementi che io chiamerei quasi persone, perché per me hanno dei desideri come noi. Qui erano nati proprio l'uno sopra l'altro, pressati in un tronco, e il loro sogno è stato di creare tra loro uno spazio interiore. Si sono dunque staccati per ricostruire questo prisma che custodisce la loro intimità. Véronique, velocemente, sì. Quanta ricerca artistica c'è dietro queste sculture? Ce n'è parecchio, perché prima comincio in plastilina, faccio proprio la ricerca per sapere come riusciranno a realizzare il loro sogno, perché la forma viene dettata dagli agganci che dovranno prendere per realizzare questo scopo. E dunque, secondo quanto l'idea si mette a precisare, poi prendo il tronco di legno e vado avanti una volta che ho l'idea. Poi ci sono anche i tempi d'asciugatura del legno. Certo, è quindi un lavoro lungo. Ecco, un lavoro tecnico, lungo, tecnicamente però lungo. Un'avventura appassionante. E su questa frase andiamo a vedere l'ultima delle sculture, ce ne sono diverse, però vi facciamo vedere tre sculture di Véronique Massenet perché meritano veramente. Ok, ci troviamo nella sezione bagno turco. Guardate come l'arte può abbellire ulteriormente un ambiente che già di per sé è fantastico. Altre due sculture di Véronique Massenet, raccontiamole. Allora, una è la storia di una relazione a due. È come una coppia che nasce nel tronco, sempre con questo accordo che si fanno tra loro. E poi c'è la possibilità di molti atteggiamenti diversi. Possono guardarsi, possono baciarsi se si mettono a confronto, possono anche uno che sostiene un po' l'altro, hanno diversi atteggiamenti possibili. La seconda invece è una, direi, relazione a quattro, che il tronco erano tutti solo all'altezza di un elemento messo parallelo e hanno deciso di aprirsi, di cercare di svilupparsi, e allora per rotazione, ciascuno sostenendo l'altro, arrivano a formare questo grande arco e come diramare. Grazie Véronique, grazie infinite, potete approfondire comunque la ricerca artistica di Véronique Massenet all'interno dei nostri canali multimediali, in particolar modo Style Channel Orler. Véronique, grazie, noi intanto andiamo, continuiamo con le nostre interviste.